No, purtroppo è molto difficile nuovamente perché 30 anni di dogma neoliberista e l'idea di base del neoliberismo è abbattimento di qualunque controllo sui movimenti di capitali, libertà dei mercati, libertà della circolazione. Alcuni paesi hanno mantenuto dei controlli, per esempio uno dei problemi di fondo è appunto il controllo sui flussi di capitali. Che cosa succede? Che quando uno Stato sta alla prima difficoltà, se non ci sono dei limiti, fumi, i capitali scappano da un'altra parte del mondo e quella che è una difficoltà diventa un disastro. Al contrario, un paese che sta bene, oh, tutti i capitali lì e crea una gigantesca bolla finanziaria. Quindi molti paesi, sia che ricevevano troppi capitali, sia che rischiavano che uscissero troppi capitali, hanno detto mettiamo dei controlli ai movimenti di capitale. Ma lo stesso Keynes, che è poi il padre della macroeconomia moderna, che era un liberale, che diceva possiamo aprire tutto, possiamo liberalizzare il commercio, l'economia, tutto, ma non la finanza. La sua metafora era non puoi cavalcare la tigre, è una follia pensare di avere una finanza globalizzata con delle libertà ai movimenti di capitali. E effettivamente i paesi che hanno tenuto delle forme di controllo sono andati molto meglio. Cioè, due esempi fra tutti, Cina e India sono paesi che hanno mantenuto dei controlli severi sui movimenti di capitale. Questo non vuol dire che siano totalmente esenti da forme di speculazione, per esempio sulle materie prime, anzi adesso ci giocano pure loro e ci guadagnano anche Cina e India su queste cose. Però per esempio quando c'è stata la crisi del sud-est asiatico, le famose tigri asiatiche, si era creata una gigantesca bolla, alla prima difficoltà che c'è stata in Thailandia, miliardi che sono fuggiti nel giro di una settimana, paesi tutti devastati, tranne la Malesia che era l'unico paese che aveva mantenuto dei controlli sui capitali in uscita. E che ha detto no, non esiste che appena c'è una minima difficoltà scappate tutti, e la nave affonda e i topi scappano. E qualche forma c'è, cioè uno Stato che si oppone integralmente alla speculazione, che lo sappia no, perché siamo troppo immersi in un sistema in cui c'è ancora i sistemi legali sono legati allo Stato-nazione, ma la finanza è assolutamente globale, quindi è difficile riuscire a isolarsi da questo contesto.